Charles Leclerc, no, no, ragazzi, facciamo come ieri, anche oggi la Mercedes vince, Bottas si porta a casa il Gran Premio delle Americhe, Gran Premio delle Americhe che viene svolto a Austin dal 2012 in poi, il grande Lewis Hamilton vince il suo sesto titolo mondiale, terzo titolo mondiale consecutivo, vi ricordo. Il sesto dopo quello del 2008, poi 2014, 2015, 2017, 2018 e anche quest'anno vince lui. È stato il pilota più costante, è stato il pilota che ha perso meno punti. E ragazzi, poi veramente mi viene da sfogarmi perché veramente la Ferrari ha fatto una gara di merda. Leclerc fa quarto. Leclerc fa quarto, ho più di un minuto dal vincitore, quindi veramente uno schifo, cioè. Peggio di così ricordo in Ungheria, veramente, veramente, cioè, clamoroso, anzi forse peggio qui che in Ungheria, veramente. Con Leclerc però prende il giro veloce della gara mettendo le gomme soft alla fine della gara proprio per fare questo giro veloce. Lewis Hamilton arriva in seconda posizione dopo una lotta tattica con Verstappen che è stata vinta dall'inglese soprattutto grazie all'incidente di o meglio la rottura di Magnussen che ha depositato la sua vettura nella via di fuga della curva dopo il lungo rettilineo, quindi lì c'erano le bandiere gialle, quindi Hamilton lì era coperto nel punto di sorpasso più congeniale per l'olandesino volante della Red Bull. Male, 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 male Vettel che è partito molto male. Poi soprattutto aveva problemi lui, proprio con la macchina, infatti si è fatto sopravanzare anche da vetture molto più veloci e molto più lente come Lando Norris su McLaren e anche la vettura di Ricciardo, ovvero la Renault. E alla fine al nono giro, dopo lo Snake, si rompe la sospensione posteriore destra. Non avevo mai visto un incidente del genere, sinceramente. E quindi è un altro zero per il quattro volte campione del mondo della Ferrari, non gliene va bene una da Singapore in poi. Che dobbiamo fare? Come vuole Dio, speriamo almeno di poter onorare al meglio le ultime due gare che rimangono prima della fine del campionato. Parliamo della gara di Interlagos e di quella di Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, vedremo. Comunque la gara è stata alla fin fine bella, perché dopo che Bottas ha preso il largo c'erano Verstappen secondo e Hamilton terzo. Si ferma molto presto Verstappen che tentava di fare l'undercut su Bottas e mette le gomme hard. Mi sembra che parliamo del 13esimo, 14esimo giro. Si ferma subito Bottas, con Bottas che comunque riesce a tranquillamente tenere la posizione. Hamilton invece fa uno stint molto più lungo sulle gomme soft. Infatti farà una sola sosta lui, riuscirà a mettere le gomme medie, cioè scusa, fa un solo stint su gomme medie, poi metterà le gomme hard più tardi. Successivamente, Bottas, cioè Verstappen, ritorna ai box, dalle hard torna alle medie, ha tenuto davvero molto poco le medie, così subito si ferma anche Bottas il giro successivo e quindi ci ritroviamo con Hamilton primo, ma con gomme hard usurate, Bottas secondo con gomme medie nuove e terzo Verstappen con gomme medie nuove. Riesce il sorpasso di Bottas a Hamilton nel giorno della vittoria del titolo appunto di Hamilton, non riesce proprio per quel fatto che ho detto poc'anzi, sorpasso di Verstappen. Peraltro la gara è una gara piena di sorpassi naturalmente nelle retrovie, niente di che, diciamo, va. Ragazzi, fra 2 settimane Interlagos, prossima settimana mi sembra che non ci sono né Formula 1 né MotoGP. Prenderemo un periodo di riposo, ragazzi, like, mi piace, commento e iscrizione, condividete il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte a tutti, ciao, buona settimana a tutti, ciao.